you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Abbiamo passato di avventure al Palabadiale di Falconara. Le ricordo tutte con grande piacere. Ricordo quando arrivasti la prima volta in palestra con il fidato amico Emilio Rimini, che poi ci rivelò che il frate ti chiamava Papuccio per quanto eri minuto, piccolino. Ricordo anche l'esordio in A1 contro Parma. Poco prima della partita mi chiedesti: ma qual è Renan? Ebbene, a fine partita, che vincemmo, dati alla mano, avevi giocato meglio tu di Renan. Fu solo l'inizio di una grande carriera in cui hai vinto tutto con grande merito. Oggi so che vuoi chiudere questa carriera, ma fatti dire ancora una cosa: non chiudere con la pallavolo. Chiunque ti vuole bene vuole che tu rimanga nella pallavolo. Tu sei un simbolo, la tua esperienza non possiamo perderla. Sono sicuro che ti chiederebbe la stessa cosa anche il nostro amico Adelio. Ciao Samu. Ciao Samu, credo che riconosci da dove ti sto parlando, credo che sia qualche anno della tua infanzia, l'hai passato anche qua. In una giornata come questa, dove va a concludersi un ciclo della tua vita importante, stupendo, bellissimo, oltre ai saluti, questo messaggio vuole essere anche un messaggio di ringraziamento, perché credo che la città di Cuneo in questo caso debba proprio ringraziarti per quello che hai fatto per lo sviluppo, per il creare il volley a Cuneo. Io ti metto insieme ad altri tuoi due compagni con i quali hai avuto la possibilità e la fortuna di giocare, che sono, secondo me, siete i tre giocatori che,
che Cuneo dovrà tutta la vita ringraziare per la moda pallavolo che si è sviluppata. Uno è Luboganev, uno è Rafael Pasqual e l'altro sei tu. L'altro sei tu perché quando sei arrivato nell'estate del 94 qua con la dicitura di O Fenomeno, ti ricordi che ti era stata affibbiata in nazionale, è stata veramente la dicitura che si abbinava più a te, perché in quel momento, adesso non ti offendere se non lo sei più, ma in quel momento eri veramente un fenomeno della pallavolo italiana. Ciao Samu e grazie ancora di tutto. Ciao Samu, ci sarebbe da capire se davvero questa volta smetti o se tra 2 mesi ti fai tornare la voglia di rigiocare. Partendo dal presupposto che tu davvero smetta, dico che sarà strano non vederti entrare in campo dopo tanti anni, dopo tutto quello che hai fatto. Tanti di questi anni li abbiamo anche vissuti assieme. Comunque, considerando che è da quando avevi 30 anni che a Treviso mi dicevi che volevi smettere, credo che forse sia giunta davvero, davvero l'ora che tu lo faccia. Un in bocca al lupo, grazie per quello che hai fatto per la pallavolo ed un in bocca al lupo per il tuo futuro. Il mio saluto a tutti gli amici della pallavolo, in particolare agli amici di Piacenza. Oggi verrà consegnata a Samuele Papi una maglia del nazionale da Andrea Gianni. Un giusto riconoscimento a un grande atleta e a un grande uomo. Un grande atleta che non a caso veniva chiamato da tutti O Fenomeno per la sua incredibile capacità di gestire le soluzioni più idonee in partite impegnative, sopperendo la sua non grandissima altezza con la sua abilità, con la sua elevazione, con la sua intelligenza. Tanti ancora grandi successi, caro Samuele, da parte mia personale e di tutta la Federazione Pallavolo, che ti vuole bene e che ti apprezza. Arrivederci e a presto. Prima di tutto voglio ringraziare la società per farmi fare questo video per una leggenda come Samuele Papi. Penso che lui è stato un grandissimo giocatore, una grandissima persona. E prima di io arrivare in Italia già sapevo che andavo a una squadra dove era lui e sono stato molto emozionato per questa opportunità di giocare vicino a lui. Sono stato 2 anni in Italia molto belli per me e spero che la vita mi regala ancora la possibilità di vedere lui magari come mio allenatore o come un amico che ho fatto nella mia vita. Penso che mi ha regalato una bella esperienza giocare vicino a una leggenda come lui e questo per me è stato molto molto bello. Adesso tocca continuare avanti e spero che la vita ti continui sorridendo come fino adesso. Grazie mille di tutto e davvero ti ammiro e ti stimo come una grandissima persona, come un amico. Ciao ciao, Samuele Papi, leggenda. Ciao Samu, ciao Slati, ciao Giovanotti, direi. Ma quindi è vero, smettete? Io insieme ad altre persone aspettiamo un colpo di scena, così possiamo ancora rivedervi in campo. E ragazzi, che dire, vi faccio un grande in bocca al lupo per il futuro e soprattutto faccio questo video per ringraziarvi. Siamo stati tanti anni insieme, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscervi e di aver condiviso tante emozioni sia in campo che fuori dal campo. E ho potuto constatare che oltre ad essere dei grandi giocatori siete davvero delle grandi persone e quindi vi mando un grande abbraccio, siete grandi, ciao! Ciao Samu, ciao Zlati, mi hanno chiesto di fare questo video per la vostra festa, sono molto contento, vi faccio un grandissimo augurio. E mi raccomando, godetevi oggi perché domani cambierà la musica. Anzi, se volete sbrigarvi, ho bisogno di una mano qui a lavorare. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ah, a proposito, un saluto dai miei amici toscani. Grazie a me!
Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao fratello mio Slati, come stai? Allora, smettere anche tu? Purtroppo è così, fratello, però sono molto felice di aver giocato con te 3-4 anni della mia vita, nella pallavolo, e in bocca al lupo per tutto nella vita, per tutto, perché tu sei mio fratello sempre. Un bacio, fratello. Amico mio, è arrivato purtroppo anche questo momento qua, però finisce una vita, inizia una nuova. E io quando ho finito mi tornavo indietro e guardavo la mia carriera e dicevo, però è stata una bella avventura che prima o poi doveva finire e inizia nuova. Adesso spero che continuerai a dare un grandissimo contributo come fino adesso nel nostro mondo, nella pallavolo, che resterai dintorni, perché penso che la pallavolo ha bisogno di te e ti auguro ogni bene. Ho avuto questo privilegio di giocare con te, di averti come compagno di squadra e soprattutto come amico, quindi ti abbraccio forte e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per proseguire della tua vita e carriera. Ciao caro. Ciao Zlatanov, è arrivato il momento di attaccare le scarpe, le ginocchiere, la maglietta, i pantaloncini al chiodo. Quindi in questo momento sono molto vicino a tua moglie. Dai Chiara, ce la possiamo fare. A parte gli scherzi, un grossissimo in bocca al lupo Slati, con tutto il cuore e con tanti tanti cuori. Un bacio grande. Ciao. Finalmente Slati, hai smesso di giocare. Grazie, l'arco ai giovani. In bocca al lupo per la nuova avventura. Ciao. Un bacio. Ciao.